Bentornati in Accademia, pasta all'uovo. Oggi vi faccio i cappellacci di zucca con sesamo tostato e arance candite. Ecco, questo è un piatto che viene collocato nel 2008, quindi il viaggio prosegue, siamo partiti dagli anni 80, poi fino ad arrivare agli anni 2000, quindi in questo momento siamo nel 2008-2010. Ecco, qui c'era sempre una diatriba tra i tortelli alla mantovana o i cappellacci di zucca. Tutti e due logicamente ripieni con la zucca, quello mantovano più dolce, quindi con gli amaretti dentro, e invece quello ferrarese pieno di zucca, parmigiano e noce moscata. Non so ancora quali erano i due migliori, so solo che il mio è il migliore, perché secondo me ho trovato un equilibrio fra il dolce e il gelato molto interessante. Quindi reputo che sia un tortello moderno, attuale e con una storia interessante, perché conoscendo un mio fornitore, si chiama Lauro, un suo carissimo amico coltivava le zucche. La zucca violina, che secondo me la zucca violina è il massimo per fare il cappellaccio di zucca. E la cosa interessante è che lui raccoglieva le zucche a settembre, quindi i primi di settembre, e poi mi portava le zucche. Io non ero soddisfatto fino alla fine. Ci siamo accordati, costava 1,50 € al chilo, gliene davo 3. Lui per un mese, quindi raccoglieva le zucche ai primi di settembre, tutti i giorni me le metteva al sole, quando c'era il sole logicamente, tutte le sere me le portava dentro. Quindi c'è una concentrazione dei sapori, sono venuti fuori dei cappellacci di zucca formidabili. Quindi l'importanza della materia prima è determinante, calcolando che ci sono 3 ingredienti, che sono la zucca, quindi deve essere di grande qualità, il parmigiano reggiano di grande qualità e la noce moscata grattugiata all'ultimo momento. Cappellacci di zucca e adesso gli ingredienti. I nostri ingredienti sono, per il ripieno, 600 g di zucca, queste mantovane, violine è migliore se la trovate, 80 g di parmigiano vacche rosse, una bella noce moscata, intera mi raccomando non prendete quella grattugiata, e il pepe. Per la guarnizione, un'arancia, semi di sesamo tostati, miele, acqua quanto basta, sale. In più utilizziamo anche nella guarnizione finale un po' di scaglie di parmigiano, 500 g di pasta e il burro per mantecare poi la pasta. Partiamo dalla zucca, quindi prendiamo la zucca, poi la andiamo ad aprire. La facciamo a spicchi. Poi andiamo a togliere i semi e tutta questa parte filamentosa, andiamo a posizionare in questo modo e la andiamo a cuocere in forno poi su 160 gradi, occorrerà un'ora, un'ora e un quarto. Mentre invece, quando trovate quella violina, ha un altro modo per cuocerla. Praticamente la tagliate a metà e poi prendete la teglia, sotto ci mettete del sale fino, poi gliela appoggiate sopra e poi la cucinate in forno sempre sui 160 gradi. Il sale, lavorando per osmosi, porta fuori l'acqua della zucca e poi si caramellizza sopra. Quindi non va nella violina, non va tolto né i semi né i filamenti, no? Si bruciano tutti, poi dopo vanno tolti. Quindi andiamo in forno. ...160 gradi, calcoliamo un'ora e un quarto, comunque un'ora e mezzo ci vuole tutta. Nella cucina circolare, tra l'altro, i semi, questi qui, si fanno asciugare nel essiccatore, poi dopo si salano e quindi si mangiano, quindi le brustoline normali che si fanno. Questo è il risultato finale, nel senso che la zucca, l'ho sentita con uno stuzzicadente, era cotta, quindi l'ho lasciata raffreddare un attimino, poi con un cucchiaio ho tolto tutta la polpa, vedete, questo è il risultato, è bella asciutta, vedete, proprio bella compatta. Adesso andiamo ad inserire il parmigiano, non lo mettiamo proprio tutto, perché sono sempre gli equilibri, ne teniamo dietro un pochino per sentire poi l'impasto com'è. Ecco, qui entra l'altro elemento importante, la noce moscata, qui generosi proprio di noce moscata.
questo impasto ce ne va più di metà. Proprio si deve sentire bene, 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 bene. E lei sarà il contrasto, questo sapore sarà il contrasto con il dolce della zucca e il dolce acido dell'arancia poi alla fine. Un po' di pepe anche, nero sempre, macinato al momento. Poi col sale aspettiamo adesso di assaggiarla. Ecco, anche questo ripieno, come tutti i ripieni, hanno bisogno sempre di un riposo, almeno un paio d'ore a riposare, così si amalgamano bene tutti i vari ingredienti. Addirittura se lo fate la sera prima ancora meglio. Ecco, ci sta ancora, ci sta anche un po' di sale e ancora un po' di noce moscata. Mi raccomando, assaggiate sempre la roba, diffidate anche dei cuochi che non assaggiano mai le cose. Rifacciamo l'ultimo assaggio. Ok, siamo a posto. Prendiamo un sac à poche. Si insaporisce bene e lo mettiamo in frigorifero. Adesso andiamo avanti con la ricetta facendo le bucce candite, quindi prendiamo un arancio non trattato, poi con un pelo a patate facciamo questa operazione, portiamo via solo la parte arancione, non la parte bianca che è amara. E questo facciamo una buona spremuta e poi andiamo a tagliare a julienne le bucce, quindi facciamo delle piccole bucce in questo modo. E ne potete fare anche mezzo chilo, per dire, mettete dentro il miele e poi durano nel tempo. Insomma, ecco, noi non è che quando facciamo i tortelli di zucca li facciamo al momento e prepariamo un po' per il servizio e poi vanno avanti anche per 7, 8, 10 giorni senza problemi. Andiamo a mettere qua dentro, poi aggiungiamo acqua fredda a coprire. Questa operazione qui va fatta 3 volte, quindi quando l'acqua è in ebollizione buttiamo via l'acqua, scoliamo le bucce, rimettiamo su con dell'acqua fredda per 3 volte, così portiamo via l'acidità delle agrume. Quindi adesso aspettiamo che vada in ebollizione per 3 volte, mi raccomando. Ecco, questa è la 3ª volta, quindi mettiamo le nostre bucce qua dentro, poi mettiamo il miele e poi mettiamo un goccio d'acqua e lo portiamo sul fuoco ancora. Ecco, adesso lo facciamo bollire, come sale di bollore sono pronte. Quindi cosa abbiamo fatto in questa operazione? Abbiamo tolto l'acidità dalle bucce e poi le andiamo con il miele a renderle dolci e morbide e faranno da contrasto con il sesamo e daranno un sapore strepitoso ai nostri cappellacci di zucca. E loro sono pronte. Abbiamo tostato il sesamo bianco viene tostato, potete farlo in forno o in padella, però mi raccomando sempre con un coperchio, lo tostate bene e quindi siamo pronti per andare a fare i cappellacci. Quindi adesso arriva l'Elga che mi dà una mano nel confezionare i cappellacci. Sono molto felice perché tiro un impasto per fare un tortello che mi caratterizza, perché è la mia zona di nascita, Ferrara, quindi oggi faremo una sfoglia importante per un ripieno molto importante con una grande storia dietro. Quindi cominciamo da subito, prendiamo il nostro panetto che deve essere sempre bello sodo dopo che ha riposato in frigorifero come solito, lo tagliamo in 4, lo andiamo a lavorare e ci prepariamo a fare i cappellacci di zucca. Diamo sempre un'impronta al nostro piccolo panetto, lo schiacciamo sempre per bene, in modo da partire sempre con la macchina sul 2, in modo che sia bello appiattito.
Adesso siamo arrivati, che l'ho messa su numero 6 dalla nostra macchina. La facciamo riposare, intanto preparo anche questo. Poi dopo la tiriamo per un'ultima fase per arrivare alla 7. Perché comunque il cappellaccio di zucca ha una forma importante, però non deve essere mai troppo spessa la pasta, perché comunque deve esaltare molto il ripieno, che è quello che è l'importante, perché poi nel ripieno troviamo la regionalità del prodotto. Quindi l'importante è che la sfoglia sia più sottile in assoluto. Ecco, facciamo l'ultimo passaggio, l'abbiamo fatta riposare un attimo. Do una mano. Sì, grazie. Poi la tagliamo a metà. Infariniamo un po'. Voilà. Ecco qua. Allora, andiamo col copapasta, perché comunque la forma è un quadrato importante. Questo è 7x7, come hai chiesto. Questo è 7x7, esatto. Deve essere 7x7. Ecco, questo è il quadrato. Innanzitutto io appoggio sul dito indice il tortello in modo che riesca a fare già un incavo, in modo da avere il buco così, e unisco i due lembi. Questo è il cappellaccio di zucca, che può essere anche molto più grande, in base sempre a come uno lo vuole presentare nel piatto. La sostanza e il gusto non cambia. C'è proprio un abbraccio fra i due angoli, c'è un abbraccio, un consistente buco centrale per far passare l'acqua, in modo che ci sia una cottura che cuocia bene questo ripieno. Voilà, okay. Ecco i nostri cappellacci. L'acqua in ebollizione, l'abbiamo già salata, adesso andiamo a mettere i nostri cappellacci. La cottura è veloce, mettiamo già il burro, un minuto e mezzo di cottura, non di più. Mettiamo subito un po' d'acqua. Andiamo a fare questo lavoro così, ammucciniamo bene l'acqua col burro. Non mettete più parmigiano perché c'è già un bel po' di parmigiano dentro, ne utilizziamo solo un po' per guarnire. Di nostre bucce candite, mettiamo su una ogni cappellaccio, poi il sesamo uguale, mettiamo su un po' di sesamo su ogni cappellaccio, qualche scaglietta di parmigiano reggiano. Ecco, questi sono i miei cappellacci di zucca con sesamo tostato e arance candite. Alla ferrarese, però circolare a modo del Corelli.
Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.